Una decina di giorni fa si è verificato a Trieste un episodio davvero increscioso. Un autista di un'ambulanza che doveva soccorrere un paziente è stato malmenato da un parente del paziente stesso. Questo apre ovviamente tutto un problema sicurezza correlato a chi fa questo lavoro. Non è la prima volta che accadono di questi episodi, purtroppo, anche perché il nostro lavoro comporta il rischio di soccorrere persone che hanno abusato di sostanze stupefacenti o di alcol. In questo caso qui il parente era assolutamente arrabbiato per un presunto ritardo dell'ambulanza e a rimetterci è stato l'autista che ha avuto un trauma al naso ed è stato già operato. Questo apre sicuramente il discorso sicurezza. Noi inviteremo come UGL e l'azienda per i servizi sanitari dalla quale noi dipendiamo a recepire praticamente le linee guida del Ministero, in particolare la raccomandazione numero 8 per la tutela della salute dell'operatore contro le violenze. Ed oltre a questo, gli operatori in questo momento, chi opera nella sanità deve subire tutta una serie di riorganizzazioni, di tagli. Quali sono le preoccupazioni da parte vostra come sindacato per quanto concerne la riforma sanitaria? Noi comunque siamo sicuramente contro l'esternalizzazione del servizio di soccorso. Il servizio di soccorso deve restare all'interno dell'azienda, in questo caso dell'azienda sanitaria, e non deve essere esternalizzato. Come accade invece nel vostro contesto, differentemente da quello udinese? Attualmente abbiamo delle ambulanze di soccorso che sono convenzionate, fanno il soccorso di base, ma praticamente danno continui disservizi, soprattutto c'è un ente convenzionato che sta dando dei disservizi, non presentando e il mezzo di soccorso la sera, e quindi alla fine siamo sempre noi tramite i nostri reperibili che andiamo a coprire questa mancanza. Quindi internalizzando la qualità è sicuramente migliore e non si hanno di questi problemi.